Sapevamo di essere in emergenza, ma ho detto ai ragazzi che questo era un campionato che andava difeso con i denti e con le unghie. Ho fatto presente ai ragazzi la grandezza della mia società, perché ieri ha fatto una mossa che in pochi riescono a fare, no? E questo lo dico con la piena convinzione di chi ha appena rinnovato un contratto, con la consapevolezza di crederci veramente. E quindi erano tutte situazioni che i ragazzi dovevano per forza tirare fuori quello che hanno sempre tirato. Ho detto che le squadre si costruiscono prima di tutto con la voglia di fare, con la mentalità, con l'abnegazione, con la ferocia agonistica. E questi ragazzi sono stati superiori a tante squadre che hanno speso veramente tantissimo. Sono stati in grado di giocarsi qualsiasi partita con la consapevolezza di fare, no? Io dico sempre ai ragazzi, e mi prendono in giro per questo, e non solo chi sa fa, chi non sa spera. Invece i ragazzi veramente, chi è entrato, chi tra mille difficoltà non era ancora pronto, invece ha stretto i denti, è un successo loro, meritato. E quindi è giusto che se la godono. Qualche anno fa, con meno esperienza, avrei detto cose diverse. Per quello che è stato questo campionato, molto anomalo. Sicuramente noi abbiamo fatto il nostro dovere fino in fondo e tante situazioni chiaramente le abbiamo viste e ce le teniamo per noi. E quindi adesso dobbiamo guardare avanti, abbiamo un'altra partita che onoreremo sicuramente. E poi tireremo le somme per il nuovo campionato. Oggi non era una partita facile perché certi tipi di partite devi avere anche un po' il pelo sullo stomaco. Loro ce l'avevano, basta vedere la loro distinta. E certe tensioni per questi ragazzi ancora giovani possono tirare un brutto scherzo. Invece veramente oggi tutti, non mi piace fare nomi, ma tutti, chi ha giocato di meno e si è trovato a giocare la partita più importante, chi è subentrato e ha giocato poco e niente, è stata una partita che loro hanno saputo interpretare bene. Tatticamente secondo me siamo stati perfetti, perché non hanno mai calciato in porta, se non, voglio dire, su quell'uscita di Davide dove ha calcolato un po' in maniera diversa il tempo di uscita. E quindi va veramente un plauso per quello che questi... Per questi giocatori, per quello che questi giocatori hanno dato. Ci è mancata la cattiveria. La partita è uno scontro diretto, dovevamo usare di più, essere più spavaldi. Abbiamo avuto due ripartenze, una palla gol. Era una partita comunque da fare in questa maniera. Volevo un qualcosa di più dai miei ragazzi. Purtroppo non è successo. Abbiamo preso un punto che per noi equivale a una sconfitta, visto i risultati comunque che sono avvenuti in questa giornata, però abbiamo ancora un'altra partita per poterci salvare e raggiungere il nostro obiettivo. Quindi testa alta e andare avanti come giusto che sia, c'è da soffrire e soffriamo, però mi sarei aspettato un qualcosa di più dalla mia squadra. Io non credo comunque ci siano state tantissime occasioni da parte della Paganese, nel senso che comunque sia abbiamo lasciato il possesso palla a loro dietro. Ti ripeto, avevamo impostato una partita sulle ripartenze perché sapevamo come giocava la Paganese. L'abbiamo avute due occasioni per ripartire, però poi ci siamo accontentati. Pensavo e speravo in una cattiveria perché comunque davanti abbiamo giocatori bravi nell'uno contro uno, bravi nel ripartire, è mancata quella cattiveria nel crederci. Sai, queste sono partite che quando hai un'occasione la butti dentro e magari si rischia di vincerle, perché comunque la partita, detto questo, c'è da una parte e dall'altra, comunque occasioni limpide non ci sono state, due squadre che comunque sia si sono studiate, hanno cercato comunque di fare la loro partita, l'avevamo preparata comunque sulle ripartenze, nel chiudere gli spazi, primo tempo, ti ripeto, due occasioni, chiamiamole occasioni, due ripartenze importanti ma non sfruttate, con l'occasione magari da gol da parte di Plasmati e poi nell'ultimo quella di Khalil che ha sbagliato il gol. L'allenatore che stava seduto qua io ce l'ho avuto come compagno di squadra per 2 anni e poi ce l'ho avuto come allenatore. Conosco come lavora e come interpreta il calcio. Se ci fosse stata la possibilità, avesse avuto il Catania dall'inizio, il Catania poteva veramente andare al primo posto perché questo è un ottimo tecnico. Abbiamo ancora un'altra partita, quindi pensiamo prima alla Casertana e poi dopo, giustamente perché mi si è considerato che prima può contare, non ci hanno mai regalato niente e noi non regaliamo niente a nessuno, quindi andremo a Caserta a fare la nostra solita partita, quella di giocare a calcio e cercare di fare
i tre punti. Il mister è bravissimo comunque a tenere il gruppo unito, perché tutti i ragazzi stanno sul pezzo durante la settimana, durante la partita, comunque ci incitiamo e tutto. Un gruppo fantastico, perché comunque ci vogliamo bene e ci diamo una mano a vicenda, anche magari quelli che giocano un po' di meno, però il mister ha dato l'occasione un po' a tutti di farsi valere.